Era priore del monastero di Sant'Andrea al Celio a Roma quando nel 596 il Papa San Gregorio Magno lo inviò a capo di una quarantina di monaci a predicare in Inghilterra. Arrivato ad Aix-en-Provence, ebbe un momento di debolezza e, spaventato dalla prospettiva di incontrare un popolo barbaro e fiero, tornò a Roma, deciso a rinunciare all'impresa. Poi, però, incoraggiato dal Papa, ripartì, munito di lettere commendatizie per i vescovi e i principi della Gallia, dove fu consacrato vescovo. Sbarcò nel 597 alle foci del Tamigi e si mise subito in contatto con Etelberto, re del Kent, un pagano che aveva sposato la cattolica Berta, e ottenne piena libertà di predicare abitando nella residenza assegnatagli a Canterbury presso la chiesa di San Martino. Le fatiche dei missionari conquistarono il re, che si fece battezzare insieme a molti suoi sudditi, affascinati dall'esempio dei monaci che praticavano quello che predicavano. Nel Natale successivo più di 10.000 sassoni ricevettero il battesimo. Nel 601 il sovrano accolse anche un gruppo di missionari mandati dal Papa con vasi sacri, tovaglie d'altare, ornamenti per chiese, paramenti, reliquie degli apostoli e dei martiri, oltre a molti libri. Non mancarono tuttavia le difficoltà, soprattutto da parte della Chiesa celta, con la quale non era facile convivere perché non accettava le nuove forme di liturgia romana. Gregorio Magno ordinò al santo di costruire due sedi metropolitane con 12 suffraganee ciascuna. Egli scelse come sede Canterbury e l'altra sede fu York, il cui vescovo però sarebbe stato consacrato solo nel 625. Agostino, con i suoi monaci, continuò il suo apostolato nel regno del Kent, convertendone quasi tutti gli abitanti, e costituì i due vescovadi di Londra e di Rochester. Dopo aver consacrato il suo successore, morì il 26 maggio dell'anno 604 e fu sepolto nella chiesa abbaziale dei Santi Pietro e Paolo, oggi dedicata a Sant'Agostino di Canterbury.